Bello vederti così spoglio, no? Contento, sono contento. So che sono contento, ma te sarà ancora più contento Quando? fra un attimo ti sarà ancora più contento. Perché? Hai paura che non l'avevo portata, ma come ti puoi venire in mente che non Ero porterla più contento, tardi? io Come non ti avevo puoi paura, ero felice. venire in mente? Sempre per il discorso molto importante che fanno spesso miei team, Sì, della sigla, che tieni, so, che mica tenio. mi sono stato chiedere l'idea, ma comunque non mi interessa perché Una vedo roba che. con te dirte, Boh, te dopo te me la dico, dirà, perché adesso che mi godo forte sentire un due robe sì. Grazie. nome, no? Perché valuto sempre con interesse tutto quello che ti temi a dirmi. Solo che non mi interessa, quindi ho fatto altre. E sto giro, perché pensavo, visto che uno non va bene, l'altro mi ha detto no, non va mai bene niente, Non fai go, fallo. go pensa che Sior Primario può essere bella, perché sono una trasmissione tristina, quindi Sì, Sior proprio. Primario, la saluto, quella là, no? Certo. Ho scoperto che la sta ben su delle canzoni italiane. Che meraviglia, sai che questo gioco mi proprio lo So. Ti faccio sentire un adoro. paio. Fammi sentire un paio. Signor primario, la saluto perché il mal mi si è passato. Ma se c'ho un'altra bala, la mi vedi tornare qua. It's a lot, la paia, la vestaglia. Questa è tristissima. Questa è proprio triste, triste. Diventa triste la storia. Questa è proprio brutto. Ti posso dire brutto? Farà T, la prossima volta ti farà T. Ah no, questo Farà sento T, comodo. facile criticare senza proporre. Gomagna. Sughetto con le sepe. Senza bavarioli. E adesso go la camisa piena de macete. Sì, qua era triste. C'è un altro, un classico della musica italiana e Sì, finimo sempre Sior sì, Primario sì. perché siamo d'accordo su Sior Primario. Soprattutto al ritornello, se così. Inzavate capelli in paia, la vestaglia tua pindolone. Finiremo questa marmaglia nell'ottava secessione. Quante? Ti ho proposto 20? 20 ti ho proposto? Però, sai cos'è? Neanche in una non era dentro il nome del programma. Sai che c'è mette dentro macette, tipo? Ti sono per la banalità? No, Sono un sì. fan della banalità. Ma no, uno Mettiamo capisce. adesso la sigla del programma che si chiama Macette e diciamo Macette. Beh, è normale, le macette. Della banalità, la banalità, non ti capisci. Interessante sapere, carissimi amici, come che qua per via Mazzini tutti quanti stanno dicendo delle cose e chi che la vorrebbe biciclabile, chi che la vorrebbe automobibile, chi che la vorrebbe camminabile, ma io dico, allora abbiamo pensato tutte queste opzioni in qualche modo più facilotte, insomma, perché non pensare qualche volta in grande, in una bellissima città come Trieste, perché non fare allora via Mazzini navigabile, signori? Qua abbiamo una barca, qua che abbiamo preso una barca della Costa Crociere, che se la costina con il sugo, cioè quella qua bellissima, è una cosa che abbiamo preso noi. E questa qui, pensate la bellezza di portare questa barca che passa qua in via Mazzini, che arriva fino a in fondo alla Decre Caffè, una cosa veramente, signori, che veramente io dico questo qui. È bellissimo se noi facciamo questa cosa qua, allora signori, voglio dire, qualcuno si ricorderà che sotto, quando che c'era ancora Ili, avevano fatto quella cosa che non aveva senso con le rotaie in mezzo alla strada, con le rotaie aveva messo Ili, ma
Io dico, come si può? Voglio proprio non conoscere la storia delle cose, perché anche gli antichi romani si sine qua non. Ecco, è una cosa bellissima. Adesso facciamo un rendering con i nostri scienziati, una cosa bellissima, che vi mostreremo come che viene questa cosa qua con la barca che va fino in piazza Goldoni. Ecco il nostro rendering con i scienziati qualificatissimi, guardate la nave, la barca che passa, sentite il rumore. Ecco, bellissima questa cosa che passa, va fino in piazza del Crencafè, piazza Goldoni. Ecco che arriva la nostra barca qua della Costiera Crociere, bellissima, che è arrivata proprio in piazza Goldoni, dove che adesso tutti quanti i clienti potranno degustare un buonissimo frappè, insomma. Ma abbiamo pensato che qua come faranno a tornare in retro, ecco, tanto io mi informo qua con gli esperti del settore. Bucci, dove c'è Bucci? C'è Bucci, hai visto? Bucci, 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 Bucci. Signor primario, la saluto, perché il mal mi si è passato. Vabbè, vabbè, ok, niente, questa, no, no, no. Questa mi piaceva. Questa piaceva? Sì, te l'ho fatto tutta, allora. Ho fatto l'idea completa, va bene? Mm-hmm. Quanto parlo? Ascolti me, eh? Vado? Via! Sì. Nelle lezioni precedenti abbiamo affrontato soprattutto il linguaggio, ma ora passiamo ad un grado avanzato. Non è sufficiente la comprensione delle espressioni verbali, beh, ma è necessario anche l'atteggiamento fisico. Sì. Prima postura, la boba seduta. Oscillazione, la boba di Borgo non si trova a suo agio nell'immobilità. Vediamo l'oscillazione di Walter. Posizione ricurva della spina dorsale. In questo modo la boba di Borgo è sempre pronta all'azione. Gomito appoggiato all'estremità del tavolo. Mento fuori dalla simmetria del viso. Seconda postura, al banco. Gomito destro appoggiato all'estremità della superficie. Bottiglia nell'altra mano con braccio leggermente sollevato. Così. Iniziamo quindi a scoprire la straordinaria resistenza della boba, che può mantenere questa posizione per svariate ore. La camminata della boba di Borgo è un viaggio spirituale. Il bar è la sua Santiago di Compostela. Un viaggio che per un umano può durare 2 minuti, per la boba diventa un percorso interiore. Gentile avventore, si è incautamente appisolato sul mio bancone. Mio mare cosa? Arrivederci alla prossima puntata. Mio mare cosa? Nell'ottava divisione. Sono sicuro che 5 minuti e mezzo di canzone va di per una sigla. No. In questo particolare momento storico vedo che i programmi di cucina va molto. Moltissimo, tutti che fanno programmi di cucina. Sarebbe da mettere una rubrichina di cucina, secondo me. Sì, bisogna trovare il nome. Il nome, sì. È importante il nome. Vediamo qua la risposta, scusa. Sì, perfetto. Cioè? Al Koga. Al Koga? Sì, sì, una signora. Con i baffi, che anche è rassicurante, perché non basta questa roba della bellezza, una signora con i baffi un poco muscolosa che sembrava di farle mangiare, non so, che la parla delle robe di cucina, è rassicurante come immagine, secondo me. Comunque puoi fare la sigla, baciami il Koga, è bellissimo, baciami il Koga, è bellissimo. Per un mondo più umano, per una gestione più consapevole del patrimonio naturale, presentiamo la nuova linea di prodotti ecosolidali, i prodotti EQ, l'EQ mozzarella, l'EQ pasta integrale e il nostro prodotto di punta, l'EQ latte. Appena il mio gattino mi vede rientrare con l'EQ latte, impazzisce e si lecca i baffi. Tutti a casa si emozionano al pensiero dell'EQ latte.
Persino il nonno sta seduto tutto il giorno a consumare le culatte. Soddisfatti, c'è un mondo di magia nelle culatte. Fare una roba un po' meno banale, fare la cucina contaminata, no? Sì, che è una roba che effettivamente da questi tempi va, certo. Cioè unire la roba delle nostre terre magari con robe orientali, non so, tipo sushi alla busara o i gnocchi dei sushini. Beh, le pallacinche del pesce palla, mi piace. Scusi, ma invece di suonare robe così a caso, non ti potessi pensare a qualcosa per il progetto Proloco, per quella roba che pensavimo? Che Questo stavo facendo per la Proloco Degrado. Ah! Sì. Se te la un tocco? Sì, si chiama Ferie Degrado. Ah, che bello. Ferie Degrado. Tutto qua, uno metti gli spazi dove che vuoi. Ferie Degrado. Sì. Ok. Ti faccio sentire, se su una canzone conosciuta, sa che mi piace questa roba. Se su una canzone dei Tozzi, la posso sentire? Sì. Ferie a grado, ma che allegria. Certo. Ancora mi stupisco di sta mia brillante idea. Discoteche, donne, follia. A grado? Se per fare un po' di scena. Ah. Ufficio ti saluto, che mi aspetta la Dionea. Proprio in pieno. La Dionea. Tutto in tiro mi pettino. Coi Ray-Ban nella notte, che conquiste io farò. A grado. Ma le donne che passano sono tutte over 90. Mi sto già pentendo un po'. Va a riposarsi. Capì, però allora. La mattina la spiaggia è mia. Vai, vai. Alle 8 tuffo a testa. A grado. 8 e 5 infermeria. Forza. L'acqua è bassa e ora lo so. Pian piano vado al largo, che nuotare voglio un po'. A grado. Infatti il ritornello resta più o meno qua. Io camminerò, poi camminerò, dopo un'ora e 26 piovono bestemmie, io camminerò. Camminerò. Grazie sulla che ti aggrado. Son partito sabato, martedì alle ginocchia arriverò. Dai. Sicuro quasi... che piace il Proloco? Sì, che piace questo concetto. Più non vedo la costa, sai, se chiamano i soccorsi non mi troveranno mai. Brucio miglia che sembro un tram. Ho camminato tanto che ho incontrato Forrest Gump. Se ne allontano. Ritornaggio uguale. Io camminerò. E dopo su uguale. Poi camminerò. Dopo un po' camminerò, ci sarà la melma ed io camminerò. Bravo, continua con Tozzi, poi. Poi camminerò. Quanti giorni andati via? Dove sono? Benvenuto in Albania. Sei bella. Non so se la provo. Non so se va bene. Ma vabbè, faremo un'altra. Interessante, carissimi amici, io saluto qua dal vostro sindaco, vedere che siamo davanti alla Citalia, la gloriosa Citalia, che purtroppo però pare che adesso, ecco qui la via
che dovremmo farla fare pedonabile per chi fa confusione, insomma, sarebbe camminabile, sarebbe forse meglio. Comunque voglio dire questa cosa bellissima, che siamo qua davanti alla Lace Italia e pare che signori cinesi che ne copia tutto, ne hanno copiato anche i Laci e pare che tutti quanti vanno di là, non solo perché si fanno i prezzi, ma pare che convegni da più punti di vista, una cosa che non mi piace tanto, questa cosa qua contro la nostra nazione, insomma, pare che tutti quanti al posto di scegliere qua della Lace Italia va di là della Cicina, insomma, che è bellissimo. C'è un posto dove posso andare a fare un sigillo trecentesco un attimo, che con qualche prodotto di sto periodo che potesse andare bene, non so, le fave, in sto periodo. Le fave, sì. Le contaminate, come potessi essere una roba? Le fave di Fukushima. Bello, sì, un po' radioattive. Te le vedi di notte. Te le vedi di notte. Mi piace. Bello, è una bella idea. Sì, perché non fermo anche sempre un po' di cinese, no? Un gelato, che però non è un gelato così in forma, è un gelato un po' cozzo. È il gelato afflitto. Piasi? Povero! Un po' squagliato. Con una canzone decocciante sotto, esatto. Mentre che te lo mangi. Sbei! Meraviglia con mia collana di poesie, prevere meglio che curare. Adesso cerchiamo un posto bello intimo de buie, si mettiamo sull'angolino con poesia dedicata a mia figlia Snezana, che è mia piccola palacinca. Ricordiamo che oggi è giornata mondiale dei pei sul petto. Questa poesia parla del suo momento, che è dedicato all'adolescenza, agli ormoni che si muovi e tutte queste cose che succede tutto, che alla diventata anche un poco manesca, ma è normale. Si chiama O mia piccola Snezana. O mia piccola Snezana, adorata mia figliola, che te zoghi sai con nonno, mi fa proprio stare contento. Però forse sarebbe meglio non ci apparlo per la gola, o non strenzer che le balle con le mantue de cemento. O mia mini palacinca, che è cresciuta a dismisura, che ti piccia le galline sempre il collo che tiravi. Quando te passi per la stalla, anche al toro che ha paura, perché sa che per sfogarti tante volte te lo inviavi. Oh dolcissima mia erede, sempre in preda all'ormonella, che te piace andare a scuola a far contenti i professori, par che sia tanto felice anche il marito della bidella, e anche tutti i tuoi compagni, coi te vedi, intona cori. Te lo voglio proprio dire, grande orgoglio del papà, se cammino per la strada, tutti gli uomini ne applaudi, e anche i vigili contenti, tutte multe cacavà, mentre gli ultras, come vedi, i festeggia e tira i raudi. Tutti quanti te conosci, da Parenzo a Vertenelio, arriva a Pullman de Rovigno per venire con te a giocare. Generosa mia piccina, tu continua a dare il meglio, però almeno da domani, dai, facciamoli pagare. C'è solo un problema, che secondo me i cinesi non gale culate. Effettivamente pensando che secondo me anche il cinese non è regolato. Ma mietti? Noi? Noi gavemo le culate! Noi gavemo le culate! Cosa ti fa? Scasso le culate! Che bravo che ti sono scassare le culate! Mi sì, però gli africani... Perché? Ma so perché gli africani per il senso del ritmo. Macete è un programma evidentemente prodotto da... Le culate! Sono sicuro che 5 minuti e mezzo di canzone va di colpa la sigla. No. Che e poi oggi è una giornata speciale perché sono casinato. Una bella poesia dedicata a Svetlana, mia figlia, che oggi è giornata mondiale dei pei sul petto. Questa poesia è... come sta venendo in zoo? Scusi.